Confartigianato incontra il ministro Zangrillo, insieme per una buona burocrazia. Granelli alla cabina di regia sul PNRR, vanno coinvolte le piccole imprese. A Firenze i dialoghi di spirito artigiano sui rischi della crisi demografica. Al via il premio Maestri d'Eccellenza, candidature aperte fino al 14 maggio. Confartigianato e Ministero per la Pubblica Amministrazione insieme per tagliare la burocrazia e semplificare il rapporto tra imprenditori e PA. L'impegno è stato condiviso il 27 aprile durante l'incontro tra il ministro per la PA Paolo Zangrillo e la giunta esecutiva della Confederazione. Il presidente di Confartigianato Marco Granelli ha sottolineato: una PA semplice ed efficiente è una delle priorità per sostenere il rilancio delle attività economiche. Da parte sua il ministro Paolo Zangrillo ha indicato le iniziative per rendere la PA un'alleata delle imprese. Il successo del PNRR dipende anche dalla capacità di coinvolgere tutti gli attori del tessuto produttivo, a partire da artigiani e piccole imprese. Lo ha dichiarato il presidente di Confartigianato Marco Granelli, intervenuto alla cabina di regia sul PNRR a Palazzo Chigi. Secondo Granelli, bisogna anche superare le carenze nei processi decisionali e nelle procedure della pubblica amministrazione che stanno ritardando l'attuazione del PNRR. In tema di Repower EU, per Granelli, le risorse andrebbero investite prevalentemente nella generazione distribuita, nell'autoproduzione e autoconsumo, nell'efficientamento e risparmio energetico in edilizia. Il 21 aprile Firenze ha ospitato il secondo appuntamento dei Dialoghi di Spirito Artigiano, percorso di approfondimento promosso da Confartigianato e Fondazione Manlio Germozzi e dedicato ai temi dell'attualità economica che stanno a cuore agli artigiani e alle piccole imprese. L'evento è stato organizzato da Confartigianato e da Confartigianato Toscana con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Firenze e il sostegno di Multienergia. Al centro del dibattito il quaderno edito dalla Fondazione Germozzi sul tema della crisi demografica, scritto dal professor Alessandro Rosina. Confartigianato, insieme al gruppo LVMH, Fendi e Camera Nazionale della Moda Italiana, lancia la prima edizione del premio Maestri d'Eccellenza, riconoscimento alla creatività e all'alta qualità manifatturiera espressa dagli artigiani italiani che operano nei settori del lusso. Tre le categorie in concorso, riservate agli artigiani del settore tessile, abbigliamento, calzatura, sartoria, occhialeria, gioielleria e componenti del prodotto moda. Maestro Artigiano d'Eccellenza, Maestro Artigiano Emergente d'Eccellenza e Maestro dell'Innovazione d'Eccellenza. Per partecipare al concorso c'è tempo fino al 14 maggio.